hanno riportato indietro il calendario di 60 anni per accogliere il passaggio del Giro di Sicilia. Atmosfere degli anni 50, Nicosia. Arriva la 29esima rievocazione della corsa automobilistica voluta da Vincenzo Florio nel 1912 e organizzata dal Veteran Car Club Panormus. È inserita nel circus delle auto d'epoca che attraversa l'Italia come la celebre Mille Miglia. La piazza principale di Nicosia, gli addobbi, ma anche l'abbigliamento dei cittadini per l'occasione, figuranti di una scena d'altri tempi, tutto in stile retro, con una punta d'orgoglio per aver ricreato in paese un'atmosfera del passato che sa di nostalgia. E il pensiero corre al barone Stefano Lamotta, pilota di Nicosia e promessa dell'automobilismo del dopoguerra, morto proprio durante il Giro di Sicilia nel 1951 nei pressi di Priolo. Nella carovana 250 auto storiche in gara, macchine prestigiose, sportive e no, del secolo scorso. Prisca Taruffi, figlia del grande Pietro Taruffi, è tra gli equipaggi. Sono rimasta impressionata da questa accoglienza magnifica, molto particolare, come è stato fare un po' un tuffo nel passato. E per me il passato è un ricordo stupendo legato alla storia del mio papà, Piero Taruffi, che di Giri di Sicilia ne ha fatti ben 8. Con 2 vittorie nel 54 e nel 55, quindi sono qua anche in suo ricordo ed è un percorso molto tecnico, molto impegnativo dal punto di vista della guida.